Benvenuti in questa nuova serie di video. Il mio nome è Daniele Penna, forse qualcuno di voi mi conosce già, ma comunque avremo modo di approfondire la nostra conoscenza mano a mano che i video andranno avanti. Ma soprattutto, perché questi video? Perché questo video di presentazione? Perché tutto quello che sta per venire? Beh, tempo fa avevo scritto un libro che si chiama Sveglia, 15 passi per ottenere una vita felice e ricca di abbondanza. Un libro che è andato abbastanza bene, ha venduto qualche migliaio di copie. Questo si parla di circa 2 anni fa. Ora, ho fatto un film sulla legge d'attrazione ed ero in procinto per scrivere il mio terzo libro. Solo che poi mi sono chiesto, ma il mio vero obiettivo qual è? Guadagnare qualche spicciolo dalla vendita di qualche migliaio di copie di un libro in Italia, che si sa, gli italiani non sono tanto abituati a leggere, né tanto avvezzi alla lettura, tanto che le librerie sono sempre più in calo, e diventare un best seller in Italia basta vendere poche migliaia di copie. Oppure trasferire a quante più persone possibile delle informazioni, delle conoscenze, dei metodi, qualcosa di pratico, di concreto che possa davvero fare la differenza nella loro vita. Anche perché, diciamocelo tra di noi, un libro non è la stessa cosa di un video o di un audio. Nel libro, purtroppo, le parole non possono trasferire gli stati d'animo, non possono trasferire l'emozione, non possono trasferire altre informazioni che si possono fare nei video o negli audio. Infatti, tra l'altro, questo non saranno semplicemente una serie di video, ma saranno anche trasportati tutti in MP3, così che si potranno sentire tranquillamente in macchina, mentre si corre, mentre si fa sport, o tranquillamente a letto con le cuffiette. Il mondo, ormai bisogna ammetterlo, sta cambiando e bisogna adeguarsi ai suoi mezzi, ai suoi sistemi, alla sua tecnologia. Poi, che cosa è successo? Che qualche mese fa ho fatto un corso sulla legge d'attrazione, ero in una sala, avevo una cinquantina di persone davanti, ma questa volta decisi di videoregistrarlo, quindi l'ho messo su YouTube gratuitamente. E sapete che è successo? Che in neanche 3 mesi ha avuto oltre 10.000 visite, quindi 10.000 persone hanno visto quel corso, cosa che in 2 anni non è riuscito a fare il mio libro. Quindi, nell'ottica di voler diffondere sempre di più, nell'ottica di voler comunicare, trasmettere una serie di informazioni e di conoscenze che è opportuno che allo stato attuale delle cose le persone sappiano. Perché le cose stanno cambiando, è indubbio questo, ed è necessario che le persone sappiano che le cose stanno cambiando e come bisogna muoversi di conseguenza. Quindi ho deciso di fare questo, una sorta di videolibro, in realtà un videolibro interattivo, potremmo chiamarlo quasi un film, ma non posso chiamarlo un film perché non lo faccio con attrezzature da film, come è stato quello che abbiamo girato in Egitto sulla legge d'attrazione, ma questo viene girato semplicemente con una webcam ad alta risoluzione, è vero, e soprattutto ovunque nel mondo, perché negli ultimi tempi sono arrivato a quel punto di libertà pari a cui poi vorrò far raggiungere ognuno di voi con questo progetto, una libertà tale che mi permette di fare ciò che voglio, di girare il mondo e di vedere quei posti che è opportuno vedere, di imparare da quelle culture da cui è opportuno imparare, ed è anche questo che vi trasmetterò in questi video. Quindi gli sfondi probabilmente cambieranno, a volte girerò da qualche nazione, a volte dall'altra, adesso sto girando dalla Thailandia. E quindi mi sono ritrovato a dover dare un titolo a questo libro. Il mio primo titolo, quello che mi risuonava nella mente da tanto tempo, era il titolo Da scettico a visionario, ovvero il mio percorso che mi ha portato da essere uno scettico, un ateo, una persona in cui non credeva assolutamente a nulla, proveniente da una famiglia dove non c'è mai stato nessun tipo di cultura. Non voglio parlare neanche di religione, meglio così, fortunatamente di questo li ringrazio, ma di nulla che potesse prevedere qualcosa al di fuori di noi. E quindi con questa convinzione, con questa cultura, con queste conoscenze, per me riuscire a fare un passaggio importante, riuscire a fare quella sorta di salto quantico di cui poi parleremo, era veramente difficile. Ma è accaduto pochi anni fa, grazie a dei dubbi che mi sono posto nella mia vita, dei dubbi che mi sono stati posti attraverso video come questo,
mi si è aperto un mondo e da quel mondo ho cominciato a studiare, a provare, a testare e oggi ho raggiunto ciò che volevo raggiungere, la totale libertà di pensiero soprattutto, la totale libertà dalle catene della mia mente, la totale libertà da quella schiavitù imposta da un sistema che ci ha creato e che è stato creato per renderci schiavi. E di questo parleremo, perché è importante, perché ci dimentichiamo che è difficile poter cambiare dentro se non riusciamo a comprendere chi ci ha condizionato da lì fuori. Io per anni ho studiato programmazione neurolinguistica, la PNL, questa neuroscienza americana che lavora tanto sulla mente, ci spiega tantissimo che cos'è la nostra mente. C'è una sorta di manuale di istruzioni della nostra mente. È anche vero che a un certo punto diventa estremamente limitata. È vero che nella mia prima parte della vita me l'ha cambiata, mi ha trasformato in quello sfigato che ero, in un imprenditore di successo, in un campione sportivo e oggi nella persona libera che sono. Ma è anche vero che è arrivata a un certo punto, e questo mi parlo di 4-5 anni fa, dove non riuscivo più a risolvere quelle ultime cose che mi erano rimaste, ma erano quelle fondamentali, quelle più profonde, quelle più radicate, quelle che erano alla radice della nostra matrice, della mia matrice in questo caso. Quindi con la PNL non ci riuscivo. E soltanto dopo, quando mi sono aperto e ho compreso tutto il sistema che c'è dietro e tutto quello che non ci è stato detto, anzi tutto quello che ci è stato detto per nascondere quello che c'è dietro, allora mi si sono chiarite le cose, allora i miei punti di vista, i miei modi di pensare si sono allargati e sono riuscito a risolvere, a creare nuove tecniche, a generare nuove modalità per poter diventare completamente liberi. Ed è quello che voglio trasferire in questa serie di video. Insomma, alla fine dovevo dargli un titolo a questi video. Volevo chiamarli Da Scettico a Visionario, come ti dicevo, che era il nome del libro che volevo scrivere in questo periodo. Però c'è da dire una cosa. E allora, diciamoci una cosa tra di noi. Sapete come funziona la scelta di un titolo? Bene. Ho scritto un libro, come vi dicevo, qualche tempo fa. E quando ho parlato con l'editore mi dice: ci sono innanzitutto dei termini che non dovrai mai mettere all'interno di un libro e sono suicidio, morte e cambiamento. Stranissima, la parola cambiamento viene legata a suicidio e morte, ma ci arriveremo su questo perché già lo spiegavo nel mio primo libro Sveglia, che il cambiamento è una delle paure più importanti e più radicate all'interno di ognuno di noi, perché si genera proprio nel momento della nascita, nella maggior parte dei casi, ed è legato proprio alla morte. Ecco perché è molto difficile parlare di cambiamento e molte persone non amano cambiare. E infatti in questi video non voglio far cambiare, voglio semplicemente svegliare, anzi risvegliare, perché la sveglia era il mio primo libro, adesso qui parleremo di risveglio, ovvero un risveglio più elevato, un risveglio di coscienza, un risveglio di emozioni, un risveglio di vera e propria vita, un risveglio da quell'anestesia in cui qualcuno dentro di noi e fuori di noi ci ha inserito, ci ha installato nella nostra mente per tenerci addormentati, per tenerci tranquilli, affinché noi potessimo diventare schiavi. Ma sono concetti che adesso non voglio approfondire, avremo modo e tempo. Insomma, alla fine dovevo scegliere un titolo. E allora, che succede? Dovevo trovare un titolo da pill, un titolo che potesse interessare la gente. E sapete come funziona? Se avete notato, c'è stato un periodo qualche anno fa in cui era il boom della legge d'attrazione. Partito dal libro The Secret, poi ci sono stati centinaia di libri in libreria, online, ebook, video, con la legge d'attrazione. E bastava che all'interno del titolo ci fosse la legge d'attrazione che si comprava. C'era la legge d'attrazione, il segreto del segreto, il controsegreto, l'anello mancante del segreto, quello che non ti hanno detto del segreto, quello che ti hanno detto ma non ti hanno ancora detto del segreto. Insomma, l'importante è che c'era la legge d'attrazione di mezzo e si vendeva. Bene, adesso che periodo è? Adesso è il periodo del quantico. Adesso nessuno sa che cosa diavolo sia questa cosa quantica, nessuno sa che cos'è questa benedetta fisica quantistica, ma mettere la parola quantico fa figo. Quindi c'è
il segreto quantico, c'è il salto quantico, c'è il balzo quantico, c'è la rinascita quantica, c'è il legame quantico e ho visto addirittura dei libri dall'inglese di, tra l'altro, autori importanti che in italiano li hanno tradotti in una maniera completamente casuale, in una maniera completamente diversa dal vero significato, aggiungendoci il termine quantico. Cioè questo aggettivo quantico che basta che si mette e fa figo. Ora, in questo momento storico, non potevo che chiamare una cosa del genere il salto quantico, perché è esattamente quello che faremo. Nessuno sa che cos'è un salto quantico, ma ci arriveremo a spiegarlo. E forse sarebbe anche opportuno che prima di utilizzare il termine quantico si capisca un po' di più che cos'è questa benedetta fisica quantistica. Ma ci arriveremo. E non è neanche detto, vedremo, perché questo videolibro, questo film si svilupperà man mano che andremo avanti. E il bello di poterlo fare in video è che viene in qualche modo canalizzato. Bellissimo, questo è un altro termine che in questi ultimi tempi viene utilizzato spesso. Adesso ci sono tantissimi canalizzatori, chiunque canalizza chiunque altro. Ci sono chi canalizza gli angeli, chi canalizza gli UFO, chi canalizza le Madonne, i Santi, i Cristi. E anche questo è il termine del quantico e del channeling. Tutti sono dei canalizzatori, non si sa perché. In un altro tempo li avrebbero chiamati dei pazzi, li avrebbero internati e gli avrebbero dato gli psicofarmaci. Oggi scrivono libri e fanno corsi e fanno video. Bene, sai che ti dico? Canalizzo anch'io. E canalizzando, e poi spiegherò anche che cosa vuol dire tutto questo, si svilupperà questa serie di video e di audio. Ora, ricordiamoci una cosa. Non bisogna mai prendere nulla troppo sul serio nella vita, perché in quel momento, nel momento in cui prendi qualcosa troppo sul serio nella vita, ne diventi schiavo. Quindi, per prima cosa, non prendere troppo sul serio quello che stai per ascoltare, quello che stai per vedere, ma poniti il dubbio che possa essere vero. Non è detto che lo sia, ma fu proprio questo dubbio che mi cambiò la vita. Non ti dico che quello che ti dirò in questi video, in questi audio, sia Bibbia. Ti dico semplicemente che è ciò che per me è stato vero, per me è vero e per me mi ha condotto al punto in cui sono. Bene, con quest'ottica poniti il dubbio che tutto quello che senti potrebbe essere falso, ma poniti il dubbio che potrebbe anche essere vero. Metti in dubbio qualunque cosa, soprattutto metti in dubbio quello che senti dalla televisione, metti in dubbio quello che senti dagli altri, metti in dubbio quello che senti dai medici, dagli insegnanti, dalle persone per strada. Metti in dubbio quello che senti dalla tua testa, perché la maggior parte dei pensieri che si hanno non sono propri, sono stati condizionati da tutto un sistema di programmi, utilizzo questa metafora informatica, ma ce la riporteremo più avanti, da tutta una serie di programmi che ci hanno influenzato in ogni singolo attimo della nostra vita. Si dice che soltanto il 5% delle nostre azioni siano realmente nostre, dei nostri pensieri siano realmente nostri, tutto il resto sia generato da qualcosa che è stato creato, che è stato installato da qualcuno lì fuori. Chi sono questi qui fuori? Perché sono stati installati? Con quale obiettivo? Ne parleremo nei prossimi video. Quindi per adesso ti dico, non credere una parola di quello che ti dirò, non credere una parola di quello che ti dirai, perché anche potrebbe darsi che nel mentre ascolterai questi video, dentro di te la vocina ti dirà tutte cazzate, tutte fandonie, ma figurati se è davvero così, ma figurati se è davvero così. Bene, hai ragione, ma poniti sempre il dubbio. Vai a verificare che quello che ti sto dicendo è vero e falso. Prima di dare per scontato e sentenziare che è falso. Perché è esattamente quello che feci io. Nel momento in cui mi posi il dubbio, allora mi si aprì un mondo. E scoprì che c'è un mondo dall'altra parte di scienziati, di studi e di tante cose che hanno dimostrato quello che magari mi veniva detto in quel momento. Voglio terminare questo primo video di presentazione ricordando una cosa che mi è rimasta molto nella mente. Tempo fa stavo facendo una conferenza sulla legge d'attrazione, appunto. E dopo che avevo parlato per circa una mezz'ora, c'era una signora in fondo alla sala che vedevo sempre, sapete, sempre chiusa, con lo sguardo tetro, con lo sguardo quasi incazzato, che ero,
sembrava che volesse dire qualcosa, sembrava quasi che dovesse sbottare. Allora a un certo punto alza la mano e con fare minaccioso si alza e mi dice: ma lei come fa a sapere, a essere sicuro che tutto quello che dice è vero? E la mia risposta fu: non lo so, ma tutto quello che sto dicendo mi ha portato a essere tranquillo, felice, avere quello che voglio nella vita, avere abbondanza ed essere libero. Ora, se lei ha raggiunto gli stessi risultati in qualche altro modo, le chiederei gentilmente di venire su questo palco e di spiegarlo a tutti, e io diventerò umilmente suo allievo. La signora si sedette e da quel momento in poi cominciò ad ascoltare con più attenzione. Quindi non mi rimane che darvi il benvenuto, la buona visione e il buon ascolto di questo salto quantico. A presto.